Bentornato oggi sul canale Spettacoli Televisivi, con notizie come Marco Liorni ancora una volta finisce nella bufera. Questa volta per aver tolto un punto alla squadra ingiustamente. Ecco cosa è successo durante una delle puntate di Reazione a Catena. Come ogni anno il quiz game che precede il TG1 è Reazione a Catena. Il programma condotto nelle ultime edizioni da Marco Liorni sostituisce L'Eredità che invece va in onda tutti gli anni. Tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, al solito orario è possibile vedere le due squadre sfidarsi in giochi di parole. Ma in una recente puntata il conduttore ha fatto un errore togliendo un punto a una delle squadre. Nella puntata di giovedì 18 agosto il conduttore ha commesso uno scivolone in uno dei giochi del programma. A sfidarsi in quella puntata c'erano i Pizzi a Pezzi, ovvero le campionesse Aurora, Daniela e Irene, che si sono sfidate contro le Chiringuite. L'errore commesso dagli Orni è avvenuto durante l'intesa vincente che è stata vinta dalle prime e quindi dalle campionesse. Liorni sbaglia e punisce le campionesse, il web si rivolta. L'episodio successo durante questa puntata ha fatto parecchio discutere, tanto che i telespettatori lo hanno commentato su social. Liorni ha fermato le campionesse e secondo i telespettatori avrebbe commesso due errori. Il primo è che ha fatto una vera e propria gaffe e poi non ha usato lo stesso metro di giudizio tra i concorrenti. Le campionesse hanno indovinato la parola 16 dopo che le due concorrenti hanno formulato la domanda correttamente: cosa viene dopo 15? Tutto corretto, ma secondo Marco Liorni no, e dice: mi dispiace, ma 15 e 16 hanno la stessa radice e così viene annullata la parola nonostante fosse giusta. A sbagliare non sono state le concorrenti ma il conduttore, che ha fatto una grande gaffe dato che le parole 15 e 16 non hanno la stessa radice ma casomai lo stesso suffisso. Ma non è la prima volta che viene formulata la domanda così, basta pensare a quando i concorrenti per indovinare i giorni della settimana si aiutano con quelli precedenti o successivi. Per questo è scoppiata una vera e propria protesta contro l'errore del conduttore, che ha punito togliendo un punto alle campionesse. Nonostante questo incidente di percorso, non per colpa loro si può dire, le campionesse hanno comunque vinto. Hanno così poi giocato all'ultimo gioco con 158.000 euro. Anche se poi a causa di vari errori durante l'ultima catena hanno dimezzato di molto il monte premi, riuscendo a vincere solo 618 euro indovinando la parola finale. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire, mettete mi piace e commentate, in particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video. My heart.